Sentiamo la candidatura di Pietro Marcolini, al primario di questa città, capoluogo del Rinascimento italiano, e che queste primarie, con l'auspicio che queste primarie siano un buon auspicio per il nostro centro-sinistra, per il Partito Democratico, che siano vissute con intelligenza e lealtà da parte degli aspiranti alla candidatura e dei loro sostenitori. Auguriamo che ci sia un massimo coinvolgimento, una massima partecipazione a queste primarie, che ognuno di noi possa reciprocamente riconoscere l'appartenenza ad un centro-sinistra per renderlo sempre più forte in vista delle secondarie che, non ci dimentichiamo, verranno molto presto. Abbiamo cercato di costruire intorno a Pietro una candidatura unitaria da parte del nostro partito, ci abbiamo provato con onestà e sincerità, perché pensavamo che la figura di Pietro potesse rappresentare tutte le sensibilità di questo partito, anche viste, diciamo, le varie dichiarazioni che si erano susseguite nei vari mesi. Nessuno meglio di Pietro poteva rappresentare una figura al di sopra di alcuni screzzi che c'erano stati all'interno del nostro partito e che potevamo ricomporre attorno ad una figura di competenza, di sintesi, di grande esperienza e di grande passione politica come Pietro Marcolini, che di sicuro rappresenta per noi la punta di diamante di un riformismo di centrosinistra e di sinistra di cui questa regione ha bisogno. Purtroppo, come tutti sappiamo, non mi dilungherò su perché non è stato possibile, e abbiamo chiesto comunque a Pietro la disponibilità a candidarsi alle primarie proprio perché riconoscevamo valida questa proposta per tutti, anche attraverso il percorso delle primarie, che in questo caso pensiamo la valorizzi ancora di più. A Pietro abbiamo chiesto questa disponibilità proprio per il suo senso del rispetto, il suo senso della sintesi politica, il suo senso di saper guardare con concretezza e idealità allo stesso momento alle prospettive future di questa regione, alle difficoltà che dovremo affrontare della sempre maggior crescente difficoltà economiche e lavorative, e abbiamo bisogno di una figura esperta che sappia i meccanismi di questa regione, di questa comunità, e sappia porsi come, diciamo, in relazione con tutti, con umiltà e allo stesso tempo con autorevolezza nei confronti di tutta la popolazione marchigiana. Per questo, nel lasciare la parola ad Alessia Morani, invito tutti voi a partecipare a queste primarie, a sostenere Pietro, perché pensiamo veramente che le Marche hanno bisogno di un candidato e di un presidente come Pietro Marcolini. Grazie. Buongiorno a tutti, siamo tanti. Per me oggi è una giornata particolare perché non sono riuscita a chiudere occhio questa notte, ma non per l'appuntamento di oggi. Sono riuscita a chiudere occhio perché vengo da una settimana straordinaria, una giornata di politica straordinaria per il Paese, e io credo che oggi ci svegliamo con un nuovo grande Presidente della Repubblica che ha raggiunto ieri, non ha raggiunto per soli 7 voti, la maggioranza dei 2/3 del Parlamento, e credo che per chi come noi, convintamente democratico, oggi sia una giornata straordinaria perché finalmente abbiamo posto le basi per ripartire con una normalità nel Paese che avevamo smarrito da tempo. Quindi, come dire, è stata una settimana bella, intensa, e che si chiude con questa assemblea qui a Urbino. La partecipazione, tra l'altro, di questa assemblea mi rende veramente felice, perché significa che c'è voglia di partecipare, c'è voglia di dire ci sono anch'io, come ieri ci sono stata anch'io in quella bella giornata di politica. Ho chiesto di intervenire questa mattina, non era previsto, perché era previsto solamente Gilberto e l'intervento di Pietro, ma ho chiesto di intervenire perché credo sia giusto che un
parlamentare della provincia di Pesaro Urbino spieghi perché sostiene Pietro Marcolini, perché in tanti me lo stanno chiedendo e io credo che sia doverosa anche una spiegazione del motivo per cui io sostengo Pietro Marcolini e non sostengo un candidato pesarese. Io sostengo Pietro Marcolini perché ho provato ad alzare lo sguardo e dirò che cosa significa questa frase. Ho provato ad alzare lo sguardo dai localismi, dalle municipalità, ho provato ad alzare lo sguardo dagli interessi di un solo territorio. E ho provato ad alzare lo sguardo perché per l'esperienza che sto facendo come parlamentare, alzare lo sguardo significa fare, provare, perlomeno io con i limiti che ho, ci provo a fare il bene di una comunità tutta, non solo di una parte di una comunità. E alzando lo sguardo e pensando a chi della comunità marchigiana può fare il bene di tutti, credo che Pietro Marcolini sia la persona che può interpretare questo senso di comunità e questo interesse per il bene comune. Lo dico da parlamentare di Pesaro Urbino, ma lo dico soprattutto da appartenente ad un territorio che è quello dell'entroterra di questa bella provincia. E lo dico da rappresentante del territorio perché se io dovessi fare un ragionamento banalmente localistico, dovrei dire che per me la differenza tra Pesaro, Ancona, Macerata o Ascoli è la stessa. Perché se io devo pensare che un pesarese faccia l'interesse del territorio, un ancoletano faccia l'interesse del territorio, per me sono la stessa identica cosa un pesarese, un ancoletano, un maceratese o un ascolano. Non fa nessuna differenza. Per fare gli interessi di un territorio o del territorio o della comunità territoriale bisogna avere lo sguardo più alto. Bisogna sapere quali sono i bisogni di quella comunità e bisogna saperli interpretare. I bisogni di questa comunità in particolare, quella dell'entroterra, sono bisogni particolari, Pietro, che tu hai saputo interpretare. Perché io mi ricordo quando eravamo a Roma, Candida Urbino, capitale della cultura, e c'era Pietro Marcolini di fianco a me. Non c'era qualcun altro. E quando abbiamo ottenuto, e io penso che questo sia il bene della comunità marchigiana, non della città di Urbino, che Urbino entrasse tra i 20 musei nazionali, perché non era per nulla scontato, io mi sono battuta come una leonessa perché la Galleria Nazionale delle Marche riuscisse a entrare, e grazie a questo governo è riuscita a entrare tra i 20 musei nazionali. Io avevo Pietro Marcolini fianco a me, che è l'assessore alla cultura di questa regione, non avevo fatto un altro. E quando mi sono battuta perché, questo lo rivendico come merito personale, al di là di te, a Macerata Feltrea, che non è il mio comune, ma è la rappresentanza di un Montefeltro che è stato spesso dimenticato, abbiamo ottenuto un distaccamento di vigili del fuoco in cui ci saranno 28 vigili che guarderanno il territorio. Non ho trovato folle oceaniche di fianco a me. E allora, quando si fanno gli interessi di un territorio, lo si fa per tutti, non solo per una parte. E Marcolini può farli per tutti questi interessi, senza pensare ad essere parte di un segmento di un territorio, perché la comunità marchigiana è una comunità molto particolare. Noi ci chiamiamo le Marche, non a caso. Noi ci chiamiamo le Marche perché da nord a sud delle Marche ci sono bisogni, esigenze che sono diversissime tra di loro. Noi siamo una regione piccola ma grande. Noi siamo una regione terremotata per quello che è successo in questi anni. Noi abbiamo bisogno di ricostruire il tessuto di questa regione, il tessuto economico, produttivo, sociale, occupazionale di questa regione. E noi abbiamo bisogno di qualcuno che dall'ora successiva alle elezioni sappia guidare la macchina, che non deve imparare niente. Ed è questo di cui noi abbiamo bisogno di un ricostruttore.
di qualcuno che da subito prenda la macchina e la guidi, di qualcuno che non venga mangiato dalla burocrazia regionale. Parliamoci chiaro. La macchina regionale, poi Mezzolani forse lo sa meglio di altri, ma anche Pietro credo che abbia un'esperienza nel campo non indifferente, ha una burocrazia che se non la si sa governare, mangia qualunque politico. Hai voglia di essere il più bravo, hai voglia di essere stato un amministratore eccezionale. Quella macchina burocratica lì ti mangia e non ti fa fare niente. E bisogna saperla governare quella macchina burocratica, e Pietro lo sa governare quella macchina burocratica lì. E poi voglio dire un'ultima cosa. Il mio sostegno a Pietro Marcolini è un sostegno per, non è contro qualcuno. Perché Luca Ceriscioli, che è una persona che io stimo, con cui ho un rapporto politico leale ed onesto, io a Luca ho chiesto, insieme ad altri, di stringere un patto con Pietro, perché non si andasse alle primarie, lo dico con molta schiettezza, perché io pensavo, e sono ancora convinta, che Marcolini e Ceriscioli assieme possano essere una grande opportunità per questa regione. Però come sono convinta che loro due assieme possano essere una grande opportunità per la comunità marchigiana, ho anche fatto una riflessione. E la riflessione è la seguente, che mentre Ceriscioli, secondo la mia modestissima opinione, non potrà fare a meno di Marcolini, non vale il contrario. Nel senso che per l'esperienza che ha Pietro e che ha maturato in questi anni, per le competenze, le capacità, la conoscenza approfondita che ha della regione, non di un territorio, Pietro possa essere davvero il presidente di tutti e per tutti. E io mi auguro che queste primarie abbiano i toni giusti, che non si facciano le solite cagnare da PD, per parlarci chiaro, qui veniamo da un'esperienza in questa città molto complessa e che ha avuto gli esiti che conosciamo. Le primarie che siano un'occasione di confronto, di idee, di dibattito, ma che non siano un'occasione per dividerci, perché se le primarie sono un'occasione per dividerci, allora bisogna che facciamo una riflessione. Le primarie devono essere un'occasione di arricchimento per tutti quanti, ed io dal giorno dopo, anzi dal minuto dopo in cui avrò saputo chi sarà il vincitore di queste primarie, naturalmente mi auguro che sia Pietro, per questo che faccio campagna per lui, io sono a pancia a terra per battermi per la vittoria del centro-sinistra di questa regione. Chiunque sarà il vincitore, e questo voglio che sia chiaro, che qualcuno non pensi che se vince qualcun altro io non sia in prima linea, io sarò la prima a fare campagna per il vincitore. E questo vale anche per Pietro. Dopodiché, per le ragioni che ho detto, spero insomma di essere stata abbastanza chiara e abbastanza franca come credo di esserlo, io mi auguro che queste primarie vadano bene, che Pietro vinca, che ci consenta di uscire da questa maledettissima crisi, perché questa regione ha bisogno di uscire dalla crisi, di rialzare la testa, e ci sono tutte le condizioni per poterlo fare, e mi auguro che a guidarci fuori da questa crisi possa essere Pietro. Io vi lascio la parola, grazie. Intanto grazie a chi ha organizzato questa iniziativa, grazie a voi che siete venuti una domenica mattina con un freddo piuttosto pungente a parlare di politica dopo una giornata bella di buona politica, che fortunatamente una premessa per una riconciliazione tra cittadini e la politica. Io penso, come hanno detto Gilberto e Alessia, che le nostre primarie dobbiamo fare il possibile perché siano l'avvio della campagna elettorale delle regionali, non una sorta di regolamento dei conti interno alle componenti del PD. Quindi io penso che così le dobbiamo interpretare, mantenendo un fair play che con qualche slabbratura tuttora mi pare che si possa mantenere. Sono contento che stamattina ci sia il segretario provinciale posto che è un'iniziativa delle primarie, sono contento che questa cosa venga ripetuta come patrimonio, questo delle iniziative delle primarie, di tutto il PD con accenti diversi,
e con soluzioni diverse per problemi che penso possiamo condividere. Però consentitemi con questa premessa una brevissima sottolineatura sui toni del fair play e della campagna che stiamo svolgendo, per poi vedere un po' ai temi di fondo della campagna per le primarie del PD per la candidatura alle elezioni regionali. Io ho accettato di correre questa sfida politica perché la mia candidatura è stata proposta, come diceva Alessia, come di riconciliazione. Lo voglio dire con una sottolineatura, perché il mio nome era stato fatto proprio per la prima volta da chi adesso propone la candidatura di Luca, anzi Luca Cerecioli e Matteo Ricci lo hanno fatto pubblicamente e sono grato, hanno per prima avanzato la mia candidatura. Allora io questa cosa, senza dover illustrare, come farò la prima volta che lo faccio stamattina, chi sono e che ho fatto, dovrebbero porsi quelli che per prima hanno proposto la mia candidatura, che poi da proponenti della mia candidatura, di fronte a una controproposta, di fronte all'impasse che si è trovato di fronte il PD, si siano girati dall'altra parte dicendo che era tardi oppure non ci stavano più le condizioni, questa è una valutazione che non posso mettere in discussione, ma le caratteristiche personali, politiche e professionali, no, questo lasciatemi insistere. Anche stamattina il refrain è che Marcolini sta in regione da 30 anni. Ora, io è vero che nell'80, penso che non sia una colpa da diritto del codice penale, nell'80 io avevo 27 anni, 28 anni, sono stato eletto consigliere regionale, ma non è che dall'80 io avevo fatto soltanto quello. Lo voglio dire a voi, non l'ho detto mai, lo voglio però cogliere l'occasione che stamattina leggendo il giornale il referendum è battente. Io nell'85, non essendo stato rieletto consigliere regionale perché erano diminuiti i voti allora del PCI, ho fatto la mia vita civile, ho aperto un consorzio di terziario avanzato con 5 grandi imprese che fatturavano ancora quasi 10 miliardi, ho partecipato a delle selezioni europee per diventare direttore di un centro servizi in un concorso europeo, ho collaborato all'Ocse come esperto in un programma di sviluppo locale, ho insegnato all'Università di Urbino con un contratto di insegnamento di economia politica e poi di economia sanitaria per Urbino, poi sono tornato nel 96-97 al lavoro regionale come dirigente e poi direttore della regione. E questa è la mia attività durante questi 30 anni. Qualcun altro è stato fermo, diciamo, su un posto dignitosamente. Io mi sono mosso sul piano regionale, nazionale e internazionale. E questa esperienza posso mettere a disposizione di chi me l'ha chiesto. Senza un mimetismo anagrafico, adesso scusate il maglioncino, ma non era strumentale, del mattino, senza che io possa camuffare né la mia età né la mia storia. Quindi, chiusa questa parentesi, però, come dire, che l'esperienza possa essere un vincolo, questo io capisco, che però non ci si possa esimere dalla valutazione dell'esperienza e dell'utilità che questa può costituire, è una di quelle cose, come dire, che bisogna spiegare. Ma veniamo un po' ai temi che ci interessano di più, perché la regione Marche è di fronte a un triplice cambiamento radicale di carattere economico, di carattere sociale, di carattere istituzionale, e penso che per gestire questa trasformazione occorra, come dire, la competenza, la forza, l'energia necessaria per indirizzare, per guidare questo cambiamento e per prospettare le soluzioni più ragionevoli e più realistiche di fronte a bisogni che sopravanzano nettamente le risorse che abbiamo a disposizione. Penso che questo sia il profilo laico, programmatico, su cui non soltanto gli iscritti al PD, ma i cittadini debbano valutare chi è più idoneo o meno idoneo a governare la regione, chi è più in grado di risolvere i problemi e chi è meno in grado di risolvere i problemi in nome di un nuovismo nominale che spesso, come dire, ha bisogno invece di costruire. Se questo può essere, come dire, messo laicamente a confronto, penso che ci sia un lavoro politico ben fatto anche per le prossime
per i prossimi appuntamenti elettorali. Dicevo, un momento particolarmente drammatico, sono 7 anni di crisi ininterrotta che ha colpito più profondamente la nostra regione rispetto alle altre regioni, rispetto all'Italia, con una riduzione della base produttiva di quasi un sesto, con un aumento della disoccupazione giovanile che ha superato il 40%, una disoccupazione invece diciamo complessiva che si sarebbe detta diciamo irriducibile, frizionale, dell'ordine del 4-5%, che ha raggiunto il 10%. Bisogna ricordare anche che ogni giorno 140.000 pasti vengono forniti dalla solidarietà delle organizzazioni cattoliche oppure dell'intervento dei comuni, delle province, della regione adesso, perché ci stanno 140.000 persone che non hanno di che alimentarsi, e non ci stanno soltanto, come dire, le fasce marginali degli immigrati, degli stranieri, ma ci stanno anche, come dire, occupati, non solo disoccupati, perfino occupati, separati senza casa o con rate di mutuo pendenti negoziate 10 anni addietro, cassi integrati, monoreddito, situazione molto, molto pesante da un punto di vista sociale. Per questo penso che l'aggiornamento dell'analisi debba essere fatta smettendo di accarezzare, diciamo, i fasti di un modello economico-sociale che ha dato i suoi frutti, ma che non è più in grado di commentare il presente né di affrontare adeguatamente il futuro. Da questo punto di vista c'è un'operazione che la pubblica amministrazione deve poter accompagnare con una politica industriale, una politica economica degna di questo nome, che è di ristrutturazione e di riconversione del nostro apparato produttivo, sapendo che il grosso è sulla base manifatturiera, siamo ancora la regione più artigiana e la seconda più manifatturiera d'Italia, tra le prime d'Europa. Bisogna insistere su questa radice, non dicendo però che ci stanno 170-150.000 imprese attive, dovremmo dire che ci stanno 170-150.000 imprenditori capaci di comporre mezzi, uomini e capitale di fronte alle opportunità che il mercato nazionale e internazionale ci mette a disposizione. Provando, come dire, a lasciare le produzioni a più alto contenuto di lavoro, a più basso contenuto tecnologico, salvo quelle dell'artigianato artistico tipico e tradizionale, puntando sulla qualificazione e l'innovazione tecnologica delle produzioni. Questo è il lavoro che lo Stato e le regioni debbono fare, accompagnando, cercando, come dire, di intercettare le linee della risposta alla crisi che spontaneamente si stanno affermando, accentuandone il carattere, diciamo, imitativo ed espansivo. Qualche segnale positivo questi giorni, non è una folata di vento, è un repolo lieve riguardo alla produzione industriale, qualche dato positivo si ha dall'occupazione, qualche elemento sul piano europeo deve essere rinvenuto, e quella europea è la dimensione a 15 anni dall'ingresso della moneta unica, a 25 anni dalla caduta del muro di Berlino, che ha rivoluzionato geopoliticamente e anche economicamente lo scenario in cui l'Italia e le Marche erano inserite. Bisogna, come dire, insinuarsi e forzare una linea più a sostegno della crescita e dello sviluppo. Per questo ha fatto bene Renzi in questi 6 mesi a insistere, cercando un'alleanza con, non soltanto con le regioni del sud Europa, ma anche con le forze riformatrici che in Europa hanno potuto verificare laicamente il fallimento della ricetta del rigore dell'autorità cieca. In tal senso io penso che il risultato di Tsipras in Grecia vada interpretato non tanto per il risultato regionale, quanto come più di un campanello d'allarme che infatti sta ottenendo delle risposte timide ancora, ma concrete, sulla correzione della rotta delle politiche economiche europee. Il ruolo e le scelte
che Draghi ha potuto effettuare in queste ore dipendono anche dalla messa in discussione di quel modello di carattere economico e anche politico sottostante. Lì stiamo, l'Italia sta in quel contesto, pensare come dire a uno scenario chiuso, feudale, diciamo, da economia ristretta, non pensando ai grandi vincoli e alle grandi opportunità della nuova visione di visione internazionale del lavoro e del commercio, sarebbe come dire guardare indietro melanconicamente a quello che è stato e non preparare le condizioni per lo sviluppo futuro. Cambiano le condizioni di ingaggio dell'economia, cambiano le condizioni della società, la nostra società che si sta drammaticamente invecchiando, le previsioni a 15 anni ci danno un aumento del 12% della popolazione con più di 65 anni rispetto a quella di meno di 15 anni, cambiano i bisogni e cambiano anche le necessità e la sopportabilità dello stato sociale, dello stato di benessere come noi l'abbiamo concepito. Allora anche qui si impone una revisione, abbiamo detto ristrutturazione, riconversione dell'apparato produttivo verso settori tecnologicamente più avanzati e verso la valorizzazione della qualità. Sul versante sociale dobbiamo ripensare anche a un settore fondamentale che riguarda la persona, la cura della persona, le integrazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali in rapporto con la sanità. Guardate, le regioni hanno per tre quarti delle loro spese impegnati sul versante della sanità. Se noi dovessimo proiettare nel futuro così semplicemente, l'attuale sistema sarebbe un sistema pronto a collassare nel giro di 4-5 anni, non 30-40 anni. Il problema è distinguere, come abbiamo cercato di fare negli ultimi 6 anni, 5 anni, i servizi ospedalieri per acuti dai servizi alla persona per cronici e per la cura della persona della terza e della quarta età. Bisogna distinguere i servizi socio-sanitari assistenziali da quelli ospedalieri e qui serve una visione, dice bene Alessia, serve una visione che distingue i servizi ospedalieri e le esigenze comunali. Qui c'è un stacco tra il pensiero di un sindaco e quello di un programmatore regionale che deve avere ben presente quali sono le distribuzioni delle funzioni e dei compiti. La regione non dovrebbe gestire, la regione deve programmare e deve, come dire, legiferare. Devono gestire invece le amministrazioni comunali, che sono il vero front desk, la parte più impegnativa di confronto con i cittadini, e insieme, in maniera partecipata e concertata, definire i limiti della programmazione. Rimango sulla sanità, perché sulla sanità e sull'assistenza poggia la gestibilità della questione sociale. Allora la questione sociale va posta in termini completamente diversi. C'è un problema, come dire, che riguarda la preparazione e il mantenimento, la manutenzione, scusatemi il termine, della longevità attiva. Conta tantissimo poter lavorare sullo sport sociale, sulla istruzione, sulla cultura distribuita, sul fatto che il passaggio dalla terza alla quarta età non sia, come dire, semplicemente un deposito inattivo di energie e di risorse che sono invece preziose. Voglio fare qualche esempio concreto. Fortunatamente siamo riusciti a inserire, grazie all'impegno parlamentare, Urbino, la galleria d'Urbino, tra i 20 che tra l'altro vanno a concorso per la direzione in questi giorni. Ma direttore internazionale. Il direttore è scelto su base internazionale, ma insieme alla scelta del direttore su base internazionale, chiunque di voi sia stato in giro per l'Europa, ma anche in una buona parte anche delle nostre città, se passa dal British Museum oppure dal Ritz Museum, scopre che per esempio una parte consistente dei custodi, dei guardiani gelosi di questi enormi patrimoni sono ultra sessantenni, ultra 65 anni, che contribuiscono alla valorizzazione di questo enorme patrimonio storico, artistico, architettonico di cui noi siamo custodi, non proprietari.
Questa è una delle possibilità di impiego. L'altra possibilità che mette a disposizione, pensate, nelle Marche, abbiamo investito 580 milioni per i teatri, per il recupero dei borghi storici, delle pieve medievali, ma molto spesso questo patrimonio straordinario rimane chiuso per una buona parte dell'anno perché manca il personale. Pensate a quale sintesi è possibile realizzare, per esempio, voglio citare un caso che è quello di Saltara e del Banì, in cui il volontariato di ottimi amministratori, combinato al volontariato delle persone con quelle caratteristiche, produce nuova occupazione qualificata e giovanile con l'istituzione di un centro astronomico, agroturistico e culturale di valore ormai nazionale. È la buona politica e l'intesa tra nuove e vecchie generazioni che si danno una mano. Lo stesso dicasi, c'è una polemica in questi giorni per il definanziamento dello sport agonistico, del COI, per il quale, come dire, c'è un'interruzione di un minuto sui campi di calcio e delle manifestazioni sportive, un fatto troppo pesante che deriva dal fatto che il governo ha dovuto stabilire dei tagli molto pesanti nei confronti delle regioni per circa 230 milioni per quello che riguarda la regione Marche, la parte variabile del bilancio regionale di 60-80 milioni, quindi tutte le leggi regionali momentaneamente sono state poste a zero, tra cui appunto quelle dello sport. Ma insieme allo sport agonistico, incontrando delle rappresentanze della WISP regionale e di altre associazioni del centro sportivo, bisognerebbe porsi il problema di che valore ha la manutenzione fisica e psicologica della terza età con un turismo, con la palestra, con l'attività fisica che rimette in sesto e allunga la buona qualità della vita delle persone anziane, allontanandole da quel vortice che, come dire, è assorbente come un buco nero, che è ospedalizzare tutti i malesseri e tutti i problemi della nostra popolazione. Bisogna deospedalizzare, lavorare pesantemente, investendo, spendendo molto di più sullo sport, sulla cultura. Abbiamo 31 università della terza età, martedì prossimo presenteremo una proposta per l'aggregazione di quasi una cinquantina di centri per la cultura, lo sport, il turismo, le università della terza età. Parliamo di organizzazioni che coinvolgono 20-25 mila persone che lavorano investendo con rendimenti differiti nel tempo per risparmiare le spese socio, sanitarie e assistenziali, oltre che per un valore civile. Questo intervento è importante per il valore che esplicita, ma è anche una risorsa risparmiata per quello che produce. Quindi sul versante sociale siamo di fronte a un passaggio cruciale in cui le generazioni più anziane debbono poter creare le condizioni per aprire il mercato e per dare il ricambio al mercato del lavoro. Terzo tema è quello istituzionale. Le regioni, come sa bene Alessia, sono oggetto di una rivisitazione con la riforma del titolo quinto della Costituzione, che rappresenta sulla base dell'articolo 30 un argomento che è in discussione in Parlamento. Per necessità e per scelta c'è un accorciamento della linea democratica dello Stato ordinamento. Ne è saltato uno di livello, che è quello delle province. Quello che si sta prosciugando per due ragioni concatenate e convergenti è quello delle regioni. Già adesso sappiamo che tutte le materie concorrenti torneranno al centro, già adesso sappiamo che alcune materie in maniera improvvida, ne cito un paio come le politiche attive del lavoro, vengono riportate su un versante centralistico, sganciandola dalla formazione professionale. Io penso che sulla riforma delle province, così come sulla riforma delle regioni, si debba fare una riflessione più approfondita e per evitare
che l'erosione del credito degli amministratori regionali produca l'effetto di un annichilimento delle funzioni regionali indiscriminato, bisogna fare un ragionamento più complesso, in cui ogni regione deve dire esattamente quello che ha fatto e quello che doveva fare, e nei confronti con lo Stato bisognerebbe contestualizzare questo accorciamento della leva decisionale facendo fare allo Stato, alle regioni e alle regioni, ai comuni, i comuni, sapendo che le regioni non potranno più essere 20 staterelli autonomi con sedi di rappresentanza all'estero, con due sedi di rappresentanza a Roma, che intervengono su tutto e su tutti. Ma proprio qui sta, diciamo, il versante della riforma istituzionale. L'idea, consentitemi, io capisco che per esempio il sindaco delle Marche, uno slogan molto usato anche molti anni fa da Segni, da Fini, più recentemente per esempio da Matteo Renzi, penso anche che il significato positivo del sindaco delle Marche sia l'attivismo, la concretezza che un sindaco ha nel rispondere al bisogno del cittadino che ogni giorno trova come prima sponda il comune, non trova né la regione né lo Stato. Quindi lungi da me, diciamo, interpretare malamente lo slogan, ma lo slogan può anche significare drammaticamente l'ingestibilità della deriva delle nostre tradizioni civiche, croce e delizia della nostra storia, in cui il municipalismo, il campanilismo è quello che ci impedisce di valutare per esempio la necessità di una programmazione sanitaria fortemente, diciamo, coesa, o della federazione delle quattro università. Nessuno può dire, io vengo da Macerata, ho insegnato, sono stato un tecnico impegnato all'università di Camerino, ho insegnato l'anno scorso un corso gratuito di pianificazione territoriale all'università di Ancona. Conosco bene le quattro università e conosco bene il tratto identitario. Sto a Urbino, l'università del Duca, dell'ultimo Duca, Carlo Monti. Ma io dico che per esempio non rinunciando ai tratti identitari e mantenendo esattamente la storia, l'identità, bisogna programmare insieme, bisogna lavorare in maniera federata per raggiungere, come dire, lo scopo dell'efficienza, maturando obiettivi di qualificazione, di qualità, e questo lo si può fare avendo un punto di vista che non sia comunale, che non sia municipale. E questo serve per questo come per le grandi infrastrutture, per cui ognuno vorrebbe che per esempio la trasversale Tirreno Adriatica poggiasse in maniera autocentrata all'altezza del proprio comune, oppure che l'ospedale con scritto H24 sia anche nell'ultimo comune di 5.000 abitanti. Cito un caso, non voglio citare i casi di Pesaro, ma per esempio il caso di Chiaravalle d'Ancona, in cui essendo a 5 minuti dall'ospedale regionale e a 6 minuti da quello di Iesi provinciale, è stato inevitabile confrontarsi con una vertenza per il mantenimento dell'H, non dei servizi, dell'H sull'ospedale. Le Marche sono 536 comuni superstiti, sono, come dire, malati del particolarismo. Bisogna incentivare, come è stato fatto partendo proprio da Pesaro, l'unione dei comuni, bisogna programmare insieme per unire le forze, non rinunciando alla storia, non rinunciando all'identità, ma lavorando con un disegno che deve essere stabilito a una scala inevitabilmente superiore. Io penso che la provincia debba rimanere in piedi come area vasta, non ci saranno più gli amministratori eletti direttamente, ma rimane area vasta, e come per le regioni bisogna dire e dare gli obiettivi, gli slogan giusti. Quando si è parlato di chiusura delle province, qualche amministratore malaccorto ha detto che stavamo risparmiando 13 miliardi. No, stavamo risparmiando 85 milioni. I 13 miliardi erano il fatturato delle province per la manutenzione delle strade, per il carburante che viene a mancare dal primo di gennaio, per la manutenzione degli istituti tecnici e dei licei, eccetera, eccetera, eccetera. Allora bisogna distinguere le spese parassitarie da quelle invece della casta, e a questo le regioni non possono sottrarsi. In questo senso, Alessia, tu sei vice capogruppo del partito di maggioranza relativa, io penso che la Regione Marche si presenta con le carte in regola. Quando si dice continuità, discontinuità, fatemi essere, come dire, onesto in proposito.
Io che lavoro dall'interno e non da poco, posso dire che ci stanno tantissime cose da fare e le cose a cui ho accennato fanno tremare le vene e i polsi. E è ben chiaro quello che dobbiamo fare per cambiare. E però attenzione ai toni che usiamo, perché non è che negli ultimi 10 anni, addirittura negli ultimi 20 anni, siamo stati all'opposizione. Oppure, come dire, siamo stati a braccia conserte, oppure abbiamo prodotto malcostume e cattiva amministrazione. E lo dico perché noi dobbiamo essere orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto, e qui per esempio il PD ha dato un contributo decisivo, perché se no, come dire, daremmo un quadro. Qualche volta io leggo sui giornali questa mattina che, presi dalla battaglia politica, come se fossimo in Calabria, da 30 anni all'opposizione, alla vigilia di un cambiamento che fa piazza pulita di tutto quello che c'è stato, come se fosse qualcosa di diverso da noi e dai risultati che abbiamo conseguito. Io ve ne voglio indicare 3. Poi, come dire, noi dobbiamo e possiamo essere orgogliosi e fare da sponda in una sfida al governo riformatore di Matteo Renzi, di leale collaborazione per una riforma effettiva della pubblica amministrazione. La sanità negli ultimi anni da debitore è diventato creditore. Negli ultimi 3 anni, voglio limitarmi a dire, 2012, 2013, 2014, sulla scorta di 31 indicatori governati da un ministero, a volte, come dire, vicino, a volte lontanissimo, ci ha riconosciuto sempre di essere nel gruppetto delle prime 4-5 regioni, dando un finanziamento aggiuntivo di 13 milioni nel 2012, di 49 milioni nel 2013, di 53 milioni nel 2014, stabilmente aumentando il livello di finanziamento. Poche settimane fa è stato certificato il pieno adeguamento dei livelli essenziali di assistenza come prima regione in Italia. È la stessa cosa avere, come dire, il bilancio in regola a partire dalla sanità e avere la parifica della Corte dei Conti, prima regione in Italia, oltre al bilancio generale. Vi dico qual è la differenza, perché regioni blasonate come quella del presidente della conferenza delle regioni, Chiamparino, che eredita la situazione di coda, ha 3 miliardi fuori squadra. La potentissima Regione Veneto non mette a bilancio gli ammortamenti per la sanità per oltre 600 milioni. Lo stesso fa la blasonatissima Regione Emilia Romagna. Tutte le regioni del sud sono commissariate. E che succede quando il bilancio che abbiamo faticosamente tenuto in piedi nelle Marche e abbiamo stabilito addirittura dei criteri premiali è fuori squadra? Si aumenta l'IRAP a livello massimo. Si aumenta l'addizionale regionale IRPEF a livello massimo, si blocca il turnover, si bloccano gli investimenti nella sanità e l'occupazione della sanità. Ora, i marchigiani non se ne rendono conto perché nel cedolino delle buste paga trovano ancora addizionale regionale IRPEF, ma l'addizionale regionale IRPEF per più della metà della popolazione è zero e l'abbiamo potuta mantenere a zero perché avevamo i conti in regola. E questo è un contributo, come dire, che non emerge, che forse questo sia un limite, non l'abbiamo potuto mettere in evidenza, che però comparativamente non soltanto a 12 regioni del sud, ma anche a 4-5 del nord, fa una differenza sostanziale quando si parla di politica fiscale più o meno rigorosa. Secondo elemento che voglio mettere in evidenza è quello dei trasporti, e lo sanno bene qui, ho visto Maurizio Mazzoli, parliamo costantemente con Giorgio Lundei. Noi siamo la regione che ha il pro capite di finanziamento più basso d'Italia, ma non più basso d'Italia per 3%, la penultima regione ha il 30% più alto del nostro contributo, la prima ha il doppio. Allora, se a questo aggiungiamo che sul versante del personale in 8 anni abbiamo ridotto il 40% dei dirigenti e il 30% degli occupati complessivi, passando da 1700 a nemmeno 1300, e da 92 dirigenti a 48 più 4, 52 dirigenti, capite quello che è lo sforzo che è stato fatto. Tenete presente che il numero degli occupati complessivi della regione è la metà
dei dirigenti della Regione Sicilia, ecco, per darci, diciamo, un'idea di quello che succede. Allora io lo dico ad Alessia, al confronto istituzionale che fortunatamente abbiamo già aperto, che è la nuova sfida della riforma del titolo quinto, non a occhi chiusi, in maniera indiscriminata. Il ragionamento è riprendere in mano il federalismo responsabile che purtroppo gli ultimi governi precedenti avevano abbandonato. Bisogna riprenderlo in mano, perché allora bisogna mettere sul piatto i livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato deve garantire, dato modosso a fine HDKT, i livelli essenziali di assistenza, i livelli essenziali di prestazioni, i meccanismi di rendicontazione dei costi, i costi standard, per cui l'assistenza sanitaria oppure il diritto alla mobilità deve essere uguale in tutta Italia, e quello deve essere garantito dalla cornice statale, ovviamente rispettando diverse condizioni di contesto. Un conto è fare sanità e trasporti in un'area metropolitana concentrata, un conto è farla in 10.000 km quadrati con una regione mai con 1,5 milioni di abitanti. Ma, avuto riguardo delle differenze, lo Stato garantisce e paga, secondo meccanismi virtuosi, le amministrazioni che si addebitano il ruolo di intervento dello Stato. Questo è il di più o il di meno, dipende dai contratti che regionalmente l'amministrazione pubblica fa con i propri cittadini. Vogliamo più servizi, paghiamo più tasse, vogliamo meno servizi, paghiamo meno tasse, e soprattutto se facciamo bene veniamo confermati, se facciamo male veniamo cambiati, ma ci deve essere un'azione equitativa, altrimenti l'abbrivio dei governi precedenti fa sì che si blocchi il turnover in maniera indifferenziata sia per la Campania che per le Marche. Ma la Campania ha un rapporto 1 a 250 un lavoratore dipendente pubblico su 250 residenti, nelle Marche siamo a 1 a 550, e bloccare in maniera indiscriminata questo e quello in maniera significa operare una grande sperequazione, significa operare, come dire, una discriminazione per chi ha ben fatto, paradossalmente rovesciando il carico su chi più ha fatto e scaricandolo, alleggerendolo su chi ha fatto meno. È un'azione quindi triplice, sul versante economico, su quello sociale e su quello istituzionale. C'è bisogno anche di un grande senso di responsabilità interistituzionale, anche sui costi della politica. D'altra parte, tenete presente, la cosa non ha creato un grande successo popolare, ma su questo sia nazionalmente che regionalmente io penso, come dire, che non basta la lotta agli sprechi e ai costi, non deve mai cessare. Ma il Consiglio regionale delle Marche è quello che costa di meno in Italia, addirittura gli assessori si sono cancellati l'indennità d'assessore dal 1° di gennaio di quest'anno, e quindi, come dire, non ci sarà differenza tra chi, pure una certa fatica a cercare di corrispondere ai doveri dell'amministrazione alla Comune, rispetto al consigliere di fila. Ma su questo è un capitolo su cui si sta intervenendo, si dovrà intervenire, evitando, come dire, anche delle notizie che fanno molto male alla politica di questi giorni. Però, dicevo, la corresponsabilità deve riguardare anche noi. Voglio fare un esempio che abbiamo affrontato ieri sul versante, per esempio, del personale delle province, che, come voi sapete, presenta una parte eccedentaria rispetto alle funzioni fondamentali e quelle non fondamentali di circa 1.100 dipendenti. Ora, c'è una parte che in maniera corresponsabile si intesta questo problema e cerca di risolverlo, c'è un'altra parte che invece si mette in platea, indica il problema e vede sul palcoscenico dei doveri come è possibile risolverlo. Allora, io devo dare atto ad Alessia, non soltanto ad Alessia, ma a lei in modo particolare, che per esempio la circolare Madia Lanzetta, che riguarda sostanzialmente alcune delle linee sottile, non ancora complete, c'è un elemento tensivo che ancora bisognerà, su cui bisognerà sicuramente lavorare, immediatamente la circolare del 29, il 29 sera ce l'avevamo in tasca, e il 30 mattina abbiamo fatto una giunta per definire
e azioni conseguenti. Ecco, io dico che questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere, e lo dico per i livelli nazionali come per quelli regionali oppure per quelli provinciali. Bisogna intestarsi i problemi. Noi siamo forza di governo, non siamo forza dell'opposizione. I 5 presidenti di province che indicano la soluzione del problema delle province alla regione, insieme a parlamentari che hanno dovuto approvare la legge di stabilità, ma poi, come dire, per risolvere i problemi che quella legge di stabilità ha provocato, si girano dall'altra parte dicendo che li deve risolvere la regione da sola, mostrano, come dire, un senso di irresponsabilità. Mentre invece bisogna concretamente fare come hanno fatto Alessia e gli altri, vedere quali sono le condizioni di difficoltà di esercizio sul piano nazionale e affrontare le conseguenze in maniera coesa, non alzarsi per denunciare quello che peraltro si è contribuito a definire. Lo dico in termini più generali, l'esempio di ieri ci è venuto incontro, perché mentre insieme al Merino, insieme a Antonio Canziani, insieme a Marco Lucchetti, siamo andati a prenderci le preoccupazioni, gli insulti e poi fortunatamente l'appoggio del personale delle province, facendo vedere che la soluzione in tasca non l'avevamo, ma stavamo lavorando per cercarla, e c'è qualcuno che invece dalla finestra butta dei sassi sulla testa di qualcuno per dire che non è sufficiente. Ecco, siamo in un momento delicato, siamo in un momento complicato in cui c'è un rapporto molto difficile e incongruo tra risorse disponibili e invece problemi che abbiamo di fronte. Bisogna, come dire, alzare il nostro impegno civico, bisogna scuotere le coscienze non illudendo. In 10 anni, se potessimo trasformare gli investimenti emergenziali in investimenti preventivi a partire dal 10º, 11º anno, saremmo addirittura in condizione di allargare le condizioni della sicurezza, non intervenire in termini emergenziali. E poi c'è una parte che costituisce domanda e offerta, offerta e domanda in settori drammaticamente in crisi, quali quelli per esempio dei lavori pubblici oppure dell'edilizia, che è fortemente in crisi. 13.000 case sono costruite e sfitte, 1.500 ettari di capannoni sono sfitti per la crisi economica. Allora qui un programma sostenibile, intelligente e solidale si può imporre. La manutenzione del territorio, la possibilità di non soltanto gestire il verde urbano, ma di lavorare a una grandiosa operazione di riforestazione e di gestione del bosco nelle aree interne. L'idea di pensare a programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana, di questo abbiamo parlato anche recentemente proprio qui a Urbino con gli amici dell'Accademia, non soltanto, come dire, rivendicando la centralità dei dibattiti a Urbino con De Carlo, con Benevolo o a Pesaro con Emolino si svolgevano alcuni anni fa, ma aggiornandone in una versione aggiornata, una versione ammodernata, i compiti dell'oggi. Costruire sul costruito, rigenerare il tessuto urbano, lavorare sul risparmio energetico con grande moderazione anche per gli eccessi della diffusione del fotovoltaico oppure dell'eolico. Avendoci 1.500 ettari sfitti di capannoni, io dico che il primo terreno su cui deve impattare il fotovoltaico è esattamente quello di capannoni industriali, non i delicati fondo valle delle nostre 8 vallette di terreno alluvionale pregiatissimo da destinare invece alla qualità biologica, all'enologico, all'agroalimentare di qualità, che è quello che noi portiamo come innovazione all'Expo a Milano. Questo è quello che noi portiamo. La tradizione dell'alce nero, che fortunatamente è stata contagiosa in tutta la regione, quella della qualità dell'olio, del vino, della frutta, delle produzioni di qualità. Quindi un programma sostenibile ambientalmente che costituisce valore ma anche risorsa occupazionale
le nuove generazioni possono integrare strettamente questi programmi. E parlo di Urbino emblematicamente, perché a Urbino abbiamo lavorato negli anni passati e continuiamo a lavorare con l'attuale amministrazione per il ruolo europeo della città. Abbiamo fatto una scommessa per Urbino capitale europea della cultura, che non abbiamo vinto, ma che rimane in piedi con un programma, con il distretto culturale evoluto, con il ruolo anche, come dire, di congiunzione tra economia e cultura nella logica dell'albergo diffuso che coinvolge privati e pubblico, che fa da attrattiva, io lo dico sempre con un certo pudore, non che ha toscanizzato le Marche, perché le Marche hanno una specificità orgogliosa e autonoma, che fa delle Marche un terreno particolarmente suscettivo all'intreccio di sviluppo della qualità della vita e di nuove dimensioni economiche. L'informatica, la telematica, il web, la creatività sono quelli esattamente quei settori su cui negli anni della crisi in Italia sono state create 700.000 nuovi posti di lavoro, nelle Marche oltre 20.000, e una parte consistente qui. Vogliamo applicare esattamente queste tecniche, scegliendo sperimentalmente realtà di Urbino o come la Valle del Metallo, un altro progetto di distretto culturale voluto, che mette insieme la necessità di fertilizzare i tradizionali distretti industriali con design, con comunicazione, con gusto, con, come si chiama, il remote hosting, cioè la possibilità di parlare e di promuovere il commercio internazionale attraverso la rete. Lo dico perché tra l'altro il suo proprietario è attivo anche qui a Urbino con il Consorzio Maraviglia. C'è un'azienda alle porte d'Ancona che lavora per i grandi prenotatori internazionali come Expedia oppure Eden Viaggi, che è un'azienda che utilizza non 200, come ho detto fino all'altro giorno, ma telefonato il proprietario Ghirlando per dirmi che sono stati 300 gli addetti a questa azienda, che sta alle porte d'Ancona, alla baraccola, e che utilizza giovani che parlano due o tre lingue e che sono in contatto con il mondo per vendere prodotti del mondo, ma anche marchigiani, e su questo, come dire, siamo impegnati per la prospettiva. Quindi c'è bisogno, come dire, di individuare nuovi settori, c'è bisogno di consolidare la tradizionale base produttiva modernizzandola, c'è bisogno di gestire dossier complessi della trasformazione economica, sociale ed istituzionale. Io penso che la sfida che noi abbiamo di fronte sia imboccabile con le grosse speranze di successo. Bisogna non disperdere le energie, valorizzare e cercare di accompagnare questo processo di rinnovamento in maniera realista, ottimista e solidale. Quest'uomo è difficile, come vedete, però allora io direi, se qualcuno ha delle domande da fare, perché mi sono arrivati un po' di messaggini con alcuni interrogativi, magari allora, Scaramucci, Pedricucci, Unisono, Aromatico, però domande, non interventi, se è possibile. Guardo Aromatico con cognizione di causa, no? Per rinnovo l'invito a chi vuole sottoscrivere la candidatura, abbiamo i moduli qua, quindi vi invito a venire, gli iscritti del PD, perché in questa fase pre-elettorale primaria solo gli iscritti del PD possono sottoscrivere. Quindi per chi vuole fare domande, prego. Sì, grazie Alessia. Io come segretario del PD di Urbino voglio dare il benvenuto Pietro Marcolini in la nostra città e naturalmente augurargli un grande in bocca al lupo e un buon lavoro per queste primarie. E come appunto Pietro sai, ve l'ho anche comunicato personalmente, come segretario ho deciso di tenermi in una posizione di garanzia
rispetto al percorso delle primarie e sono molto molto disponibile a promuovere il massimo di partecipazione possibile, perché questo appuntamento deve essere, come ha detto anche Marcolini, come ha detto Alessia, un grande appuntamento di partecipazione e di correttezza tra le parti. Io vado subito sui temi dietro, mi permetto, perché la nostra città naturalmente ha bisogno, insomma, anche di interagire con la regione in maniera diretta come è fatto in questi anni. Tu hai parlato di riconversione dell'apparato produttivo e questo mi sembra un concetto importante, interessante. Noi credo che sul tema dell'occupazione dobbiamo essere molto molto aiutati e incentivati. Di questi giorni c'è un dato preoccupante per Urbino che vede un 14% dell'aumento delle domande di disoccupazione. E questo è una cosa nuova per Urbino, visto anche che il settore pubblico ha sempre tutto garantito occupazione in questa città. E per questo, insomma, chiediamo alla Regione, io parteciperò a tutti gli incontri, lo chiederò a te, come lo chiederò all'altro candidato del PD, Luca Ceriscioli, di incentivare e lavorare perché l'industria creativa, questo settore che noi dobbiamo valorizzare molto, possa portare occupazione in questa città e in questo territorio. Anche l'idea, per esempio, dei tirocini che possa incentivare chi va a fare delle esperienze di lavoro nelle nuove botteghe artigiane. Questi sono temi molto importanti sui quali credo che si possa trovare nuova possibilità di occupazione. La sanità è stato detto, il diritto allo studio è un tema che è di livello regionale. In questi anni non si è mai riuscito a fare una vera e propria riforma degli enti regionali per il diritto allo studio universitario. Bene, credo che la Regione nei prossimi 5 anni dovrà lavorare per una riforma vera che garantisca l'autonomia di questi enti, ma naturalmente lavori sull'efficienza e l'efficacia della loro attività. La collaborazione tra le università, credo che la nostra università e le altre università siano pronte ad un lavoro di federazione, quindi su questo ti invito, quindi la domanda è più che altro considerazione, lavorare su una federazione che parta almeno dai livelli dell'alta formazione universitaria, che sono quelli dove forse le università sono pronte. Naturalmente il tema del turismo, tu hai accennato, il tema dell'utilizzo dei fondi europei. Siamo alla vigilia, sono partiti, ormai è partita la programmazione dei finanziamenti europei per lo sviluppo rurale e per il turismo. Io chiedo alla Regione prossima, futura, di far sì che ci sia concentrazione negli interventi e non distribuzione a pioggia, perché non serve più, serve una concentrazione su quelle che sono le eccellenze. Le eccellenze del territorio nostro sono queste: l'agricoltura, il turismo, l'ambiente, lo sviluppo rurale. Queste sono le eccellenze che credo che possano portare lavoro e occupazione ad Urbino. In ultima istanza, e credo che debba essere un tema trasversale a tutti coloro i quali si candideranno a guidare la Regione Marche nei prossimi anni, sia il tema dell'etica, perché abbiamo bisogno di recuperare il rapporto con la gente, abbiamo bisogno di persone per bene che si possano confrontare tutti i giorni con i cittadini e dimostrare che la politica, quando si fa bene, è una cosa utile e non è uno spreco. Quindi ecco, il mio è un invito, giustamente adesso diceva, domani di stringere, a lavorare per questo territorio in maniera sinergica, come è stato fatto, bisogna riconoscerlo, in questi anni, e ti faccio un grande in bocca al lupo a te, come a Luca Ceriscioli, perché possiate lavorare dal 2 marzo insieme per i prossimi 5 anni. Grazie Alessia, buongiorno a tutti, buongiorno Pietro. Io, in merito a tutto quello che hai detto durante la tua presentazione, anche in merito a quello che il segretario del PD di Urbino ha sostanzialmente sottolineato, c'è una cosa ben definita che può dare uno slancio ad uno sviluppo del territorio interno che va dalla cultura al turismo, all'infrastruttura, alle piccole e medie imprese, che è la Fano Grosseto. Io su questo è il punto centrale alla quale ti responsabilizzo di fronte ad una cittadinanza che di questo problema annoso ne porta avanti dal 1976. Credo che negli ultimi anni, pur avendo governato questa regione in maniera eccellente, come tu poc'anzi hai sottolineato,
Per quanto invece riguarda questo aspetto in particolare, credo che ci siano state forse alcune mancanze, perché da una parte noi lo ricordiamo per quanto riguarda la quadrilatera, cioè l'investimento della regione ci deve essere proprio un'impostazione politica molto forte per i prossimi anni, perché questo territorio ha veramente bisogno di questa infrastruttura. Grazie, bocca al lupo e forza Pietro. Non faccio i compiti perché faccio gli interventi brevissimi. No, non gli interventi, allora, domande. Salto tutto allora. Dai, dai, breve, 3 minuti e un mezzo. 2 minuti e un mezzo, ma anche due. Molto velocemente, e mi permette di fare una riflessione in questo momento, è di tipo politico, che ci coinvolge un po' tutti. E devo fare un passo indietro con quello che è successo qualche giorno fa e l'importanza che c'è stata con quello che poi ieri ha trovato compimento. Perché finalmente io qui cerco di rispondere alla domanda che mi è stata fatta a me tante volte, ma come mai tu, Renziano, come dice l'Alessia, da prima di Renzi, ed è vero, sostieni Pietro Mattarini dal primo secondo, hai fatto parte del gruppo, come l'abbiamo voluto definire, quasi dei responsabili che cercarono quella famosa domenica di evitare scontri all'interno di questo partito, per una ragione semplicissima che ce l'ha spiegata Matteo Renzi ieri. Qual è? Che c'è stato un cambio di passo radicale, perché Renzi, soltanto la stupidità di certa stampa poteva riassumere l'operazione renziana in una parola così idiota come poteva essere la rottamazione. Questa è stata una semplificazione della stampa. Il messaggio vero della politica del PD futuro e di quello che è il messaggio di Matteo Renzi, che è un grande segretario di questo partito, oltre ad essere un grande primo ministro di questo paese, si è visto ieri ed è in 3 parole chiare, che saranno quelle che determineranno l'azione futura del Partito Democratico, che determineranno l'azione futura di Pietro Marcolini. Perché quella domenica si è messo in moto un laboratorio che è quello che poi ha trovato compimento ieri in Parlamento. Le 3 parole sono semplicissime e sono le parole chiave dell'azione di governo. Merito, al di là di discorsi stupidamente anagrafici. Io credo che il tema soltanto anagrafico, il tema di cilionare i temi. Quindi il merito come primo punto, il migliore, ieri si è scelto il migliore. E io sto convinto, perché non giudico Luca il peggiore, giudico Pietro il migliore per fare questo compito. Metodo, l'abbiamo visto anche l'altra volta, se possibile, santo Dio, le primarie sono uno strumento che ci siamo dati, non può essere una religione per spaccarci, un credo al quale devo arrivare per forza per far capo a quelli che sono personalismi, voglie o ambizioni. Quando è possibile, abbiamo visto che se noi arriviamo a una sintesi siamo imbattibili, e quindi anche un metodo da questo punto di vista credo che sia importantissimo. Tutto per un fine, tutto per un fine che è sintetizzato nel tweet che ieri il Presidente del Consiglio ha mandato avanti, ed è quello: viva l'Italia. Quindi io dico, in questo momento il fine è quello di arrivare a dare una risposta concreta ai bisogni degli italiani, delle imprese, della gente che non ce la fa, dei primi come degli ultimi, di chi è giovane come di chi è vecchio, di chi soffre come di chi tutto sommato se l'è cavata in questa crisi. Ecco perché io in questo momento voglio fare una conclusione, un augurio, e dire che quel giorno, nel nostro piccolo laboratorio che abbiamo fatto quella domenica di Alcuni, noi già eravamo a guardare quello che sarebbe successo in Parlamento, però si cercava il migliore, con un metodo che si tentava che fosse quello della sintesi, per un fine che adesso lo dico così: viva l'Italia, stavolta viva le Marche, con Pietro. Grazie. Pietro, se dovesse vincere, come io spero, come noi che siamo qui oggi, no? E speriamo che dal giorno dopo, insomma, che ci sia questo risultato, volevo sapere che messaggio manda agli alleati, quelli che ci sono già certi, ma anche i potenziali alleati di questa coalizione, sapendo che il PD non è autosufficiente e autonomo neanche nelle Marche per poter vincere. Che messaggio manda oggi e nella sua campagna elettorale agli alleati, sia a quelli che ci sono oggi al governo della regione, sia a quelli a sinistra della nostra coalizione, del nostro schieramento,
e sia poi il rapporto con Matteo Lettieri, che credo che sia importante in questo momento sapere appunto qual è la sua prima a proposito. Grazie. Anch'io, due brevi domande. Alessia nel suo introduzione ha detto che quando c'è molta burocrazia, no? La burocrazia mangia tutti i politici, è vero, questo è vero. Quindi noi dobbiamo snellire la burocrazia, questo è, specialmente noi che operiamo nei piccoli comuni, come io che sono il sindaco del comune di Tarpegna, vediamo in questo un ostacolo, non indifferente. Quindi chiediamo di semplificare i bandi. I bandi, noi non riusciamo mai a partecipare ai bandi, perché per le quote, no, la compartecipazione che a volte sono elevate e noi con i nostri bilanci non riusciamo a partecipare, e la burocrazia non riusciamo, per quello che no, con i nostri uffici non riusciamo mai a partecipare ai bandi, quindi questa è una domanda che facciamo. Poi Pietro, hai parlato di Urbino ricerca, però non c'è solo Urbino. C'è anche l'Entroterra e c'è anche il Montefeltro. Il Montefeltro che ha avuto una lacerazione, per noi è stata grave, con l'abbandono dei sette comuni della Valmaggia. Quindi abbiamo costituito un'unione dei comuni, però non hanno partecipato tutti i comuni del Montefeltro. Questa è un'altra cosa che a noi ci ha fatto veramente male. Quindi vediamo, e poi un'altra cosa che volevo dire, il rapporto che noi avevamo con la provincia era un rapporto vicino, un rapporto stretto, un rapporto molto partecipato con l'assessore. La regione la vediamo distante, e tutte le volte che vengo in Ancona mi sembra di arrivare un ministero, quindi no, dobbiamo cercare di avere la regione più vicina a noi. Io con te ho avuto un rapporto molto bello, ti ringrazio, sono qui per questo, perché ci sono riconoscenze, perché anche se l'ultimo giro d'Italia l'abbiamo organizzato in una settimana, grazie a te. Quindi questa era la mia domanda, grazie. Io chiuderei qui le domande perché mi pare che già di carne al fuoco ce ne sia abbastanza. Sì, io intanto a mezzogiorno a tutti quanti verso casa. E c'è una riflessione che riguarda due delle domande, che riguarda un po' l'utilizzo dell'unica grande opportunità in espansione, che è quella delle politiche comunitarie, e che riguarda in modo particolare le aree interne, con il più grande dei tre fondi, quasi la metà è quello del fondo del piano di sviluppo rurale, che riguarda le aree rurali con particolare rilevanza a quelle interne, e quelle dei programmi leader che sono stati raddoppiati da 28 a, lo dico appunto all'amico sindaco di Tarpegna e a tutti i comuni dell'entroterra, da 28 a 60 milioni. E il tema straordinario di sviluppo delle politiche comunitarie, che essendo partito con un anno di fatto di ritardo, 2014-2020, siamo riusciti a concentrare nel 2015 due annualità. Quindi significa che anziché avere 175 più fondi per le politiche del lavoro, dello sviluppo urbano, dello sviluppo rurale, FSE, FESR, FEASR e quello della pesca, FEP, grosso modo 390 attorno ai 190 milioni per due annualità, quindi attorno a 380 milioni, che però, come dire, sono risorse che compensano, se a queste aggiungiamo 35 milioni di fondi di investimenti, quelli che vengono a mancare, ma le condizioni di utilizzo di queste risorse aggiuntive sono profondamente diverse, e incide proprio sul problema che accennava adesso il sindaco di Tarpegna. Aumentano le risorse addirittura in tanti settori, penso alle imprese, avranno tra il 60 e l'80% nei prossimi 6 anni di 1.200 milioni, ma le condizioni sono più rigorose e più esigenti rispetto a quelle delle leggi regionali, che invece vengono definanziate. Per far questo bisogna attrezzare una progettualità
una capacità di presentazione delle domande che mettono in condizione le realtà più piccole, anche con strutture burocratiche, progettuali, inevitabilmente più fragili, in condizione di cogliere queste opportunità. L'Università di Urbino, per esempio, si è occupato di politiche comunitarie da tempo, c'è un centro di studi, ci stanno insegnamenti che si occupano di politiche europee. Sarebbe importante che i comuni, insieme all'università, attrezzassero un ufficio per la progettazione a valere sulle risorse comunitarie. È quello che stiamo incentivando anche altrove, lo fanno i comuni capoluogo, lo fanno quel che resta di alcuni uffici provinciali, penso a Fermo, penso anche, come dire, ad Ancona. Bisogna cioè riuscire a intercettare quelle risorse presentando progetti adeguati a quei requisiti, e per far questo bisogna, come dire, anche allargare lo sguardo oltre i 1.200 milioni, perché ci stanno bandi che riguardano fondi straordinari come quelli di Orizzonte 2020, che addirittura ammontano a 70 miliardi, Europa Creativa 2 miliardi e mezzo, ma che sono a sportello, che non hanno delle quote riservate su base nazionale oppure regionale, per le quali quindi vale questo ragionamento di potenziamento. Dovremo prevedere un'incentivazione per gli uffici di progettazione delle politiche comunitarie. Intervento, diciamo, quello, secondo intervento, quello politico, io condivido la motivazione e la sottolineatura che veniva fatta, così come anche quello del primo intervento. Ecco. Io sono convinto che bisogna organizzare dei tavoli programmatici. Le province sono scomparse, rimangono le aree vaste cogestite dai comuni, che devono essere, possono essere interlocutori straordinari per le province. Poi ci stanno i comuni con i quali è possibile definire anche una linea di specificazione, una linea di traduzione operativa. Per quanto riguarda, diciamo, il tema delle alleanze, ovviamente sul tema delle alleanze di questo abbiamo parlato anche con il segretario regionale e con l'altro competitore, con Luca. Di questo ovviamente si deve parlare insieme. Posso dire quello che io penso, sapendo che su questo non ci stanno due partiti o tre partiti, c'è un partito, e su questo ovviamente tutti quanti ci atterremo. Io penso che su un piano prevalentemente, diciamo, politico-amministrativo, il tema programmatico sia discriminante, e quindi penso che a partire dal consolidamento dell'alleanza su cui poggia l'attuale governo si possa guardare senza imbarazzo allargamente a destra, a sinistra, a centro. Ovviamente i temi di esercizio sono assolutamente quelli della condivisione di un programma politico elettorale, dagli aspetti istituzionali a quelli invece più strettamente programmatici. Il problema, come dire, con Marche 2020 si è posto laddove, come dire, non si è scisso il problema dell'impiego del fondatore e del nome più prestigioso, che era il presidente Spacca, con la sua, con il suo impiego nella competizione, e anzi quello è stato, a risalire nel tempo, un elemento di difficoltà introdotto quando il presidente formalmente si impegnò, essendo stato eletto con il sostegno del PD, per sostenere la lista di Monti 2 anni fa alle politiche. Lì c'è, come dire, un elemento di discontinuità. Sulla partecipazione del presidente, il PD si è pronunciato in maniera inequivocabile, ci stanno delle regole nazionali che valgono per tutti, così come per le primarie di coalizione. Io sul versante del rapporto con le organizzazioni politiche di sinistra come SEL, oppure con le forze come l'UDC, che al momento attuale ha sospeso un suo indirizzo, o il nuovo Centro Democratico o Marche 2020, penso che ci debba essere una riflessione di carattere politico programmatica da fare insieme alla base, al nucleo robusto sottostante, che è la coalizione che si presenta alle primarie. Noi abbiamo un pacchetto di alleati che si presenta alle primarie, e quello sarà ovviamente la base che ci orienterà anche per il futuro.
Bene, io vi ringrazio tutti, vi invito la buona domenica, il buon pranzo, e dobbiamo lavorare.